Ciao a te avventuriero, vuoi vincere skin V-Bucks gratis su Fortnite? Ti basterà soltanto iscriverti al canale, lasciare un bel like e condividere tutti i miei video con tutti i vostri amici. Ovviamente ti ricordo di attivare la campanella delle notifiche per non perderti nessuno dei miei video sulle live o sui miei video guida. Comunque, non ci credi che faccio i regali? Bene, allora ti consiglio di andare a vedere il mio speciale dei 100 iscritti che ho fatto tanto tempo fa, il quale ho regalato un piccone da 800 V-Buck a un mio iscritto, ovvero per essere più precisi la bacchetta stella. Se non ci credi, vallo a vedere. Al prossimo contest che farò a 300 iscritti, mi raccomando, iscrivetevi in tanti. Farò sempre un contest e il primo che vincerà si beccherà qualcosa dallo shop. Ovviamente glielo regalerò io, a vostro piacimento. Comunque, non ci credi che faccio i regali? Bene, ne andiamo a fare uno adesso, direi. Vediamo, cerchiamone uno a caso, boh, così. Ovviamente tutti quelli che con la Y che vedete sono ovviamente dei miei iscritti. Bene, andiamo a fare un regalo così. Un mio iscritto. Tutti i regali sono stati consegnati. Bene, comunque, ti ricordo di lasciare un bel like e iscriverti al mio canale se vuoi anche tu qualcosa dello shop. Io ti lascio al video, buona visione amico. Bella a tutti cari amici e ben ritornati su un nuovissimo video, sono FireMan008. Amici miei, oggi andiamo a giocarci. Siamo su Salva il Mondo, ovviamente. Ragazzi, Halloween sta per arrivare e su Salva il Mondo sono uscite le missioni dungeon. Bellissime veramente. Quindi, dato che ci sono delle sfide, ovviamente tutte queste sono. Non le andremo a fare tutte oggi, per piacere, ma vediamo cosa andiamo a combinare. Le cripte. Comunque ragazzi, scusate se io veramente non so parlare proprio, ma non lo so, io sono fatto così. Comunque ragazzi, io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei video, attivate la campanella delle notifiche e se sarete fortunati, come avete visto all'inizio, potete ricevere qualche mio regalo. Ovviamente però dovete essere iscritti al mio canale. Ah, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al contest che farò poi al prossimo traguardo che arriveremo, nuovo contest. Ma non vuol dire che solo al contest farò i regali. Posso fare anche i regali quando voglio io. A volte, da come avete visto anche all'inizio, farò i regali ai miei iscritti così, a caso, casualmente. Aspetta, ma se io attivo la mini, cosa succede? Senti. Ragazzi, comunque io non vi vorrei fare annoiare dicendo sempre di lasciare sempre un like, iscrivetevi, voi questo lo sapete, se vi va fatelo, se lo fate mi rendete molto felice. Comunque ragazzi, io non mi perdo in chiacchiere, giochiamo alla modalità delle criptiche, ovvero al dungeon, perché queste modalità non si scherzano. Perché a volte sono un pochettino brutte le missioni da fare. Per molti potrebbe essere facile, per molti invece no. Eccola qua la chiave. Uno scar al 91, molto buono. Andiamo ad aprire la porta, dai. È vero che adesso i taker sono così ad Halloween. Ragazzi, non vedo l'ora che arriva Halloween, che Fortnite, quando arriva Halloween, festeggia come se non ci fosse domani. Prendiamo la cassa, togliamo. No, mi ha fregato lo scar. È vero, si possono tenere forse solo 3 anni. E no, non credo niente. Niente, ragazzi, mi ha fottuto lo scar.
Pazienza. Solo 3 armi si possono ottenere nel dungeon? Seriamente? Ragazzi, solo 3 armi si possono ottenere. Ragazzi, è la mia prima volta che ci gioco alle creep, al dungeon da PS. Facciamo le urne così. Facciamo mangiare. Dobbiamo farci i dolcetti, così poi apriamo i lama. Ci facciamo tante ricompense. Bene, un già un nostro compagno ha fruttato. Molto bene. Staremmo quindi soli. Speriamo che non quitta più nessuno. Niente ragazzi, dovrei utilizzare la mina, non capito. Tanto su. Qua. E appena possiamo. Andiamo così. No, no, ho sbagliato. Mancava veramente poco. Comunque è stato distrutto. Che piacere, dai. Siete noiosi. Andiamo, scappiamo raga. L'ho fatta apposta. Oh no, ma ricordo di questo. Meglio col piccone, sì. Bene. Più armi troviamo, meglio era. Apri la porta segreta. Qua c'è la chiave. Bene. Da qua. Giusto? Non è questa la chiave. Sì, è questa. Benissimo. Ragazzi, fatemi sapere se volete altri video che porto dei dungeon. Mi raccomando. E cosa prendo? Prendiamo la alabarda. All'80, no, però preferisco il pompa, dai. Attenzione qui. Vabbè, dai, lo faccio. Niente, non ha funzionato. La trappola da soffitto, non l'ho preso, mi ha preso. Anche adesso, bene. Ok, adesso però non mi dovrò fare più colpire. Tu mi devi colpire, così faccio anche la missione, bene. Però io non perderei tempo. Farei questo. Oh no, ho preso di nuovo la trappola in giro. Oh no 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 no. Sei bruttissimo. Cosa posso fare, vero? Grazie raga. Hanno aperto la porta. Che caga. Ragazzi, ce la siamo vista non male di più. Meno male che hanno aperto la porta. Grazie
Grandi raga, distruggete le urne, ma se ci facciamo i dolcette. È da tanto che non gioco alle criptiche. Cripte. Vabbè, al dungeon. In realtà, se devo essere sincero, non ci ho mai giocato. La PS4. Non ci ho mai giocato. Da PC sì. Ovvero un PC che faceva veramente così cagare che mi crashava il PC quando finivo sempre le partite. Ma io già da questa qua, la mia scorsa missione l'ho già fatta, quindi non c'è bisogno che la faccio più. Ragazzi, è solo per avere le urne, per lottare. I miei compagni vanno... Doia! Che dolore. Questa è una modalità che si deve fare con lo straniero. Però dato che ho visto che c'è soltanto una missione che dice completa questa una partita come soldato, ho detto va bene, dai, la faccio. Le urne non c'è bisogno più che le prendo, no? E queste danno anche cose buone, eh. Cos'è? Bella, 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 bella. Ma si deve qualcosa davvero, danno anche le trappole, giusto, giusto. Però io direi di aiutare i nostri compagni. Intanto curiamo di secondo, vediamo questo. Ragazzi, distruggere gli spawn è proprio il mio compito. Se vi serve aiuto, chiamate. Allora, questo gnomo deve morire. Non lo so, i va. Ci sono anche missioni da eliminare i mostri della nebbia e anche mutaforma. E al 91, no, non la prendo. Attenzione, una trappola. Voi pensate che una volta quando... l'anno scorso. Aspettate. Ragazzi, dovete pensare che voi un anno fa io giocavo da vicino con un computer così facile che era una merda. Bene, quindi boss eliminato. E ho fatto la modalità da solo, il labirinto, quello che... col veleno, non lo so se voi lo conoscete. E proprio tu dovevi trovare, non lo so, quelle sorta di... non lo so come si chiamano, dirvi la verità. Quelle cose che ti davano per un tot di minuto la respirazione, altrimenti tu soffocavi. Io ho fatto quella missione, sono arrivato per un secondo, quindi sarei morto. Alla fine era il labirinto tutto da solo. Ragazzi, non è stato per niente bello. Oh no, intrappolato. Anfa a me, muori. Bene, via. No, oh, qua serve la minigun. Questa porta serve una chiave. Dobbiamo trovarla però. Però prima bisogna eliminare questa cosa. E questa, se non sbaglio, ci fa danno. Sì, sì, è come. Togliamola. Ok, andiamo. Meno male. Cacchio volete voi? Apri la porta. Ok, hanno trovato la chiave. Bene, bene, bene. Fuggiamo da qui immediatamente. Volta, volta, volta.
aiutiamo il nostro compagno perché lui deve aprire la porta. Benissimo, ci siamo. Armi se ne possono ottenere solo tre. Bene, non me lo ricordavo, ragazzi. Vediamo se riusciamo a trovare la porta. Eccola qua. Ho trovato la chiave. Benissimo. Al 90, va bene, dai, lo prendo. Che bello, bello, dai. È sempre bello trovare le cose segrete. Vabbè, vedete. Qui, come mia esperienza di gioco, ci dovrebbero essere delle casse. Eccola qua una. Queste sono delle casse veramente bellissime, a dirvi la verità. No, è caduta l'arma. Che gioco di merda. Va bene, dai. No. Ah, c'è. Oh, brava la Epic. Benissimo. No, no. Non è un gioco brutto. No, no, è un gioco bello. Ok, una trappola. OMG, qui c'è il vuoto, stiamo attenti. Abbiamo piantato, dai, mettiamo, dai. Vite merda, fatevi sotto. Avanziamo, avanziamo. Aiuto, troppo perdendo. Non ci credo, non ci credo, mi fa. Vabbè. Ragazzi, vediamo. Non lo so se si può tornare indietro per restare. Eh sì, penso che sia così. Bene, riesciamoci, dai. Adesso percorriamo però tutta la strada. Vediamo se riusciamo sempre a trovare la chiave. Eccola qua, benissimo. Ah, perché se... Ah, ci sono degli zombie. Vediamo, vediamo che loot c'è. No, niente. Erano meglio le mie armi di prima. Procediamo. Mutaforma. Non ricordo, non ricordo. Tre, due, uno, attenzione. Mutaforma, che questo fa male, eh? Spammiamo, spammiamo. No, 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 non mi farai, non mi farai.
E niente, mi ha fatto. Mannaggia. Punto di respawn qui. Oh, grazie a Dio, che bello. Vuol dire che io sono bloccato qui? Ah, ecco. Cosa? Non è infinito? Ah, non lo sapevo, dai. C'è la chiave là. Dai raga, prendetela, prendetela. Sì, avanziamo. Vai, dai raga, vi ho tolto pure lo spawn. Ok, ci siamo. Qui c'è il boss, raga. Attenzione, eh. Sciottati. Non ce ne sono punti? No. Ragazzi, dai, un po' di danno gliel'avevamo fatto, dai. Andiamo, aspettiamo i nostri compagni. Ragazzi, tranquilli che la prossima volta starò molto più attento a non morire. La mia prima partita dopo è dopo un anno. La mia prima partita dopo un anno. È ritornato il boss. Ma dovrebbe essere one hit. Sicura il boss, com'è possibile? Vabbè. Bravi raga. Lo hanno eliminato. Dungeon completato. Sono un fantasma, che bello. Ragazzi, spero che questo video del dungeon, le cripte, un giorno lo dirò bene, tranquilli, vi sia piaciuto e ovviamente vi sia stato di intrattenimento. Io vi saluto e ci becchiamo al prossimo video oppure una prossima live. Bella cari amici.
ovviamente non ve ne andate, non chiudete il video perché andiamo a vedere le ricompense che abbiamo sbloccato. Forse saranno poche, ma vediamo. Ciao ciao ragazzi.